Sua Eccellenza, questa sera si presenta il libro Sbarchi di umanità su una tematica quanto mai attuale, quella sulle migrazioni. Sbarchi di umanità, tematica delle migrazioni e come dire, siamo sulla cresta dell'onda. Libro notevole, situazione spinosa, anche se pensiamo ai rotoli di filo spinato che si stanno stendendo in varie parti d'Europa. Il sottotitolo del testo è interessante perché parla di un contributo mediterraneo per una teologia dai poveri. A me questo dai rimanda al punto di vista con cui guardare la storia, dentro la storia il Mediterraneo, dentro il Mediterraneo questo movimento di popoli. Punto di vista dei poveri, punto di vista dal basso, ovvero di coloro che sono bisognosi di riconoscimento, bisognosi di umanità. E allora sbarchi di umanità in un tempo in cui forse siamo chiamati a farci tutti mendicanti di umanità. Noi vogliamo fare una lettura che sia una lettura altra, una lettura diversa dal punto di vista del credente. La migrazione che cosa comporta per la fede? E chiaramente la migrazione da noi viene colta come un innesto di Vangelo nella storia, per cui abbiamo a che fare con un vero e proprio segno dei tempi. Per cui dal punto di vista del credente è necessario non solo leggere la migrazione, ma leggerla così, in questo alveo, in questo contesto, a partire da quella che è la grande categoria della pastoralità del Concilio Vaticano II. E inoltre Lampedusa, la comunità di Lampedusa in una prospettiva credente, è una comunità che si rigenera e si rigenera a partire da questa esperienza fondamentale di accoglienza. Lampedusa, accogliendo, sperimenta una epifania, una irruzione che è una irruzione di Dio. Per cui, al di là di tutte quelle che possono essere le problematiche di ordine politico, di ordine sociale, di ordine economico, a noi interessa soprattutto cogliere questa prospettiva e raccontare, narrare, perché si abbia memoria e non si perda la memoria del fatto. E oggi si conclude una settimana ricca di eventi che ci ha dato non solo la soddisfazione dell'impegno, ma anche la soddisfazione di dare seguito a quello che è il nostro mandato statutario, cioè di svolgere una terza missione in stretta collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio. Questa sera, con l'autorevolezza dell'impegno ecclesiale e con la importanza della solidarietà espressa dalla Caritas. La presentazione di questo libro, fra l'altro, rimette al centro dell'attenzione una problematica che ha delle implicazioni di vario genere, implicazioni politiche, sociali, economiche, culturali, etniche, cioè quello della migrazione. E fra l'altro il problema viene affrontato partendo da una base che non è soltanto letteraria, ma che è espressione di una esperienza di vita vissuta da Donna Stasi, che è uno degli autori del libro, che come è noto ha svolto la nobile attività, il nobile servizio del sacerdozio a Lampedusa in mezzo ai migranti. Io sono fermamente convinto che iniziative di questo tipo debbano essere non solo sostenute, ma anche alimentate e continuerà, al di là di quello che si è fatto in questo periodo, il nostro impegno e il nostro sforzo per essere presenti nel territorio con un messaggio che non può essere soltanto culturale o formativo, ma con un messaggio che ci auguriamo possa essere prevalentemente sociale, civile e culturale. Sua Eccellenza, presentazione di un libro su una tematica scottante, spinosa, preoccupante e a volte sembra anche insuperabile. Beh, è insuperabile per la obiettività della complessità, ma è una realtà che chiede ancora di aprire varchi nelle intelligenze, nei cuori e soprattutto nelle scelte che tutti siamo portati a fare. Penso a quanti oggi attraversano questo mare. E penso che hanno il volto umano, portano vicende, storie,
per cui la loro richiesta è quella che porta ogni uomo, è quello di vivere, è quello di poter avere un futuro di vita, per cui tutti siamo coinvolti in questa vicenda. È una scelta che ci riguarda tutti ed è chiaramente che è una scelta che riguarda anche un'Europa che non può dimenticare di inglobare il Mediterraneo dove tutto questo accade. È un libro emozionante anche perché a mio avviso riporta la questione su un terreno che ci deve interessare molto ed è quello del fatto che le migrazioni non possono essere solamente un problema di carattere politico, un tema di discussione e di polemica, ma sono soprattutto un grande dramma umano e questo Don Stefano vuole sottolineare e come tale ci deve interessare tutti e dobbiamo a un certo punto abbassare le armi e pensare soprattutto che ci sono delle persone che soffrono, che rischiano, che muoiono tutti i giorni e non possiamo far finta e voltare la testa da un'altra parte.